Ciao a tutti gli amici di eximardor.com e ben ritrovati da un nuovo video unboxing. Dopo aver terminato la recensione della tastiera meccanica Phoenix Collection Auteur, oggi procediamo con l'headset Phoenix Collection Aria. Partendo velocemente dalla confezione, sempre una confezione classica di colore bianco in cartone. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, mentre di lato troviamo il nome del modello. Del prodotto. All'interno del bundle troveremo un cartoncino con le istruzioni per collegare le cuffie sia ad un eventuale sinto amplificatore dotato di ingresso 6,3 mm sia direttamente al computer con i classici jack da 3,5 mm. Anche il classico ringraziamento per aver acquistato il prodotto e l'email di supporto in caso di problemi con lo stesso. All'interno del bundle troveremo un adattatore da 3,5 mm ad USB per collegare le cuffie al computer, un microfono clip-on con un cavo di circa 3 metri di lunghezza, dotato di una piccola spugnetta per ridurre al minimo eventuali rumori esterni e quindi permetterci di comunicare e di utilizzare le cuffie anche per delle sessioni di gioco. Un cavo di circa 2 metri di lunghezza, scusate, dotato di jack 3,5 mm da innestare sotto i padiglioni delle cuffie e dall'altro lato troviamo un connettore 6,3 mm e all'interno il classico 3,5 mm, quindi ci viene fornito un adattatore tra 3,5 mm a 6,3 mm per collegare le cuffie ad un sinto amplificatore o comunque un dispositivo dotato di questo ingresso ed apprezzare al pieno le potenzialità di queste cuffie e della potenza che verrà erogata dal dispositivo. Infine troviamo le cuffie aria. Come possiamo vedere, sono delle cuffie davvero molto eleganti. Phoenix Collection, anche dal nome del brand, ci tiene molto alla cura dei materiali e dei propri prodotti. Nella parte esterna possiamo vedere un po' come tutte le cuffie di un certo livello, studio grade o hi-fi grade, dotate di un rivestimento in pino. Quindi un materiale abbastanza curato che permetterà anche di isolare diciamo il rumore che proviene dai driver da 50 mm nella parte interna. Materiali davvero molto buoni in quanto nella parte esterna dei padiglioni troviamo dei rivestimenti in pino giapponese, come ci viene detto direttamente dal sito, dei supporti e struttura in alluminio, come anche nella parte della headband. Invece nella parte interna troviamo un'ottima imbottitura che ci permetterà di attutire la pressione sulla testa, scusate. Nel complesso le cuffie hanno quindi un aspetto davvero professionale e di una certa classe, passateci il termine. Abbiamo già detto dunque che i driver utilizzati sono da 50 mm, rivestiti internamente di una soffice imbottitura che quindi agevolerà anche ore e ore di ascolto di musica o di gioco. Possiamo regolare come sempre le cuffie con un semplice gesto, anche se comunque bene o male la struttura è quasi standard. Il rivestimento che viene adottato per i padiglioni, possiamo dire, è composto da una struttura in plastica con spugna e gomma per la parte interna, a seguire un piccolo rivestimento in alluminio e poi alla fine troviamo questo rivestimento in pino. Ovviamente non manca il logo dell'azienda. Nella parte inferiore troviamo due ingressi per jack da 3,5 mm, a cui collegare, come abbiamo detto prima, il cavo che poi andrà collegato o direttamente al nostro sinto amplificatore o home theater o direttamente al computer con l'adattatore. Le cuffie hanno davvero un design molto bello e diciamo quasi la prima volta che notiamo una cura così elevata per un prodotto che ha comunque un prezzo alto, ma non a livello di cuffie più blasonate.
e che sono magari più conosciute in ambito professionale. Con questo è tutto, vi mandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com in modo da trovare la recensione completa con maggiori informazioni, immagini e le nostre opinioni su queste cuffie. Un saluto allo staff.